Gualano Pierpaolo, Fallucchio Domenico, Mascione Pietro Paolo, Villani Maria Cecilia, presente. La Torre Matteo, presente. Tiscia Antonia, presente. Ursio Michele, presente. Giordano Mario Luce, qua. Maruzzi Luca Tommaso, presente. Decato Angela, presente. Vocale Matteo, D'Ambrosio Mario, presente. Marinacci Vincenzo, presente. Giannolio Vincenzo, presente. Villani Giovanni, presente. Ritoli Giuseppe, presente. Zuccaro Antonio, presente. La seduta è valida. Buonasera, quindi possiamo dare inizio anche alle riprese televisive, come naturalmente un uomo che c'è. Ci sono appunto le riprese televisive, quindi vi invito a non vedere il contenuto. Che la ratifica quarta variazione al bilancio finanziario 2016-2018 di cui alla deliberazione di giunta numero 109 del 10-11-2016 sostanzialmente quella che la relazione a in questo caso trattasi di una operazione di bilancio finanziario per una somma per un importo pari a 1.800 euro come cofinanziamento di un progetto finanziato dalla Regione Puglia di 7.500 euro, quindi più 1.800 euro di cofinanziamento dell'ente che sono serviti a realizzare la manifestazione culturale dei tre giorni di storia che si è svolta durante i giorni dell'11, 12 e 13 novembre. Quindi abbiamo un importo complessivo di spesa per 9.300 euro. Dunque ci sono osservazioni in merito a questo a capo? Sarebbe di no? Io devo fare l'idea di molto, cioè. Sì. Sì, allora se non ci sono osservazioni possiamo passare appunto alle dichiarazioni di voto e poi consigliere. Allora, noi voteremo no a questa relazione di bilancio perché riteniamo che si base dicendo piano così. Riteniamo che, essendo il comune in dissesto finanziario, non siano possibili erogare contributi alle associazioni. In virtù della prima, tutti la diciamo, la nostra volta, della Corte dei Conti numero 163 del 2010, che riprendendo l'articolo 6 del decreto legge 2010, sancisce il divieto assoluto a contributi e o spese di esercizio. È vero che qui c'è una compartecipazione, comunque potrebbe rientrare anche in questo caso diciamo una contribuzione all'associazione. Siccome noi non abbiamo associazioni da prendere bene in discorso generale, cioè quando c'è il dissesto, secondo me non è possibile dare questo a dire se. Magari preciso qualcosina, che non capisco completamente le cose dell'anno, però la quota di finanziamento regionale è servita per intero alle associazioni, il cofinanziamento invece quello dell'ente è servito per l'obbligo di legge a svolgere al meglio di servizio la manifestazione, quindi attraverso i fondi dell'ente non sono stati sì.
ovviamente non sono eseguiti per darle a un'associazione, ma senza fide per organizzare meglio la manifestazione, cioè attraverso il servizio informativo e quello anche della sicurezza sanitaria. Quindi dei 9.500 euro, cioè meno ancora 7.500 euro venuti a fondo perduto dalla regione, questi sono stati utilizzati per l'associazione. Il cofinanziamento che c'è stato sono utilizzato per perfezionare tutto ciò che necessitava in queste tre giornate, dalla sicurezza alla informazione che era un servizio. Questa è la diligenza di voi, siamo in fase di votazione, quindi no, io non posso dire due paroline sul regolarizzare fase. Io non faccio dichiarazione di voto. Siamo in fase di voto. A compagno, io non vedo sono necessario, pensavo che era interessato la cosa. No, ma non a caso ho detto potrei. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo passare alla votazione della capo. Chi è favorevole? Il socio. Sì, voti contrari? D'Ambrosio e Giovanni. Vincenzo Giannone, si voto contrario? Sì. Villani, D'Ambrosio e Giovanni. Gianni. Secondo a capo. Quinta variazione al bilancio finanziario 2016-2018. Scusate, non sapevo di dover relazionare la verità, ve l'ha confesso. Comunque, è una variazione che rinviene da una serie di sistemazioni di poste, veramente sia in entrata che in uscita, che si sono verificate nel corso dell'ultimo periodo. Abbiamo uno stanziamento iniziale, per esempio, per l'ICI, che era di 200.000 euro, sono state registrate maggiori entrate per 120.000 euro, quindi l'assestato è 320.000 euro. Così come le entrate del fondo sperimentale del libro fondo di solidarietà, quando il Ministero ci comunica esattamente la quota che spetta al Comune di San Nicandro, si regolarizza l'importo in entrata in modo puntuale. Ci sono state maggiori entrate per 10.000 euro anche in ordine alla tassa di occupazione spaziale pubbliche e quindi c'era uno stanziamento di 15 e un assestato di 25.000 euro. Ancora sempre maggiori entrate per 3.000 euro per il contributo ordinario e il contributo dello Stato per il federalismo municipale. Contributo minore gettito ICI IMU per 18.000 euro, le entrate che derivano dall'attività della commissione di pubblico spettacolo e vigilanza per circa c'era uno stanziamento praticamente pari a zero, un assestato pari a zero, non pare ci siano variazioni, ci sono maggiori entrate per 3.000 euro e quindi è stato assestato per 3.000 euro, non era prevista nessuna entrata. Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni per somme non dovute, ci sono maggiori entrate, lo stanziamento era 10.000 euro, ci sono maggiori entrate per 50, quindi la è 60.
Poi ci sono i proventi delle concessioni cimiteriali, maggiori entrate per 10.000 euro, quindi un assestato di 40. Poi abbiamo minori entrate, invece, introiti e rimborsi diversi, ci sono minori entrate per 50.000 euro rispetto allo stanziamento di 80, quindi minori entrate per 30. Poi ci sono indennità di missioni e rimborso spese degli amministratori, ci sono maggiori uscite per 400 euro, c'era uno stanziamento di 100 e quindi c'è un assestato di 500. Spese consultazioni elettorali, straordinarie al personale dipendente, e c'era uno stanziamento pari a zero e adesso ci sta l'entrata e l'uscita perché non era prevedibile ci fosse il referendum. Spese per servizi finanziari, rimborsi di personale, comando di stacco, maggiori uscite per 6.174 e c'era zero. Il revisore comunque esprime il parere ed accerta e certifica sulla proposta di bilancio l'equilibrio. Penso che l'avete ricevuto. Va bene, ci sono gli interventi, ho detto in questo caso. Noi voteremo contro alla testata del bilancio, non fosse altro, perché comunque abbiamo votato contro al bilancio, quindi non che possiamo votare favorevolmente. Ma solo un breve appunto per chiarire che forse le previsioni che avevamo fatto noi quando abbiamo la posizione, no? Abbiamo fatto la proposta di rivedere il discorso della riduzione delle tasse, addirittura il fatto che ci poteva essere un introito maggiore dovuto alla Sogget, forse avevamo ragione, infatti abbiamo visto che c'era un introito. Certo, l'introito come è venuto non è che ci è piaciuto, perché ci sono state delle cose che sono dimostrate, avvenuto per quanto riguarda questi introiti, ma comunque diciamo che c'è. Quindi volevo solo rimarcare questo aspetto, che forse avevamo ragione. Comunque voteremo contro perché è un bilancio che non abbiamo votato, fa vedere comunque insomma, che ancora il bilancio non è stato preciso, perché in effetti c'è una scarsa, diciamo, una valutazione, insomma, può darsi che ancora presto, può darsi che ancora da quei bilanci approvati che erano quelli di comuni per legge per quanto riguarda il risanamento al bilancio proprio da separare. Speriamo che i bilanci siano un po' più precisi e prossimamente per cercare di evitare queste variazioni di bilancio. Va bene, altre dichiarazioni di voto? Sembra di no, quindi possiamo passare alla votazione della chiave. Chi è favorevole? Contrari? Immediata eseguibilità. Contrari? Terzo caso, riconoscimento di debito fuori bilancio in seguito a sentenza del Tribunale di Foggia numero 3064 del 2016 contro Tecnoservice. Situazione sindaco. Di una sentenza a seguito del decreto ingiuntivo notificato dalla Tecnoservice nei confronti del comune di Sanicandolo nel gennaio 2013 da 1.130.000 euro. Dopo l'attività difensiva da parte del comune c'è stata la sentenza, in parte è stato pagato
già nelle more del giudizio, con la sentenza conclusiva il Comune è stato condannato a pagare l'importo di 191.000 euro oltre alle spese legali. Le spese legali sono pari a 10.000 euro per 113.000, e questo è l'importo che dovrebbe essere riconosciuto attraverso questa delibera, non per importo chiaramente pari a 191.000 euro. Se ci sono interventi in merito a questo caso o dichiarazioni di voto, possono fare anche con questo momento. Prego. Niente, nessun tipo di intervento. Allora possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Voti contrari? Mediante sensibilità. Accanto di trovarti, grazie. Quarto accanto, l'affidamento del servizio di pubblico di distribuzione di gas naturale, ambito Foggia 1 Nord. Ricorda la selezione. Anche questo è un punto che è per così dire obbligatorio, perché nella materia della distribuzione del gas ci sono stati tutta una serie di interventi normativi che hanno appunto disciplinato il settore. Il Comune di San Nicandro sono stati individuati degli ambiti territoriali. In provincia di Foggia, se non erro, ci sono due ambiti. Noi siamo stati inseriti nell'ambito Foggia 1. Chiaramente per poter partecipare a successiva gara che ci sarà, occorre aderire a questo schema di convenzione che è allegato alla proposta di delibera, che penso ognuno di voi abbia avuto modo di leggere. Ah sì, era appunto. Prima ci sono interventi in merito a questo capo, a questo delibera della bozza di convenzione. Non ci sono interventi, dichiarazioni di voto, niente. Voleva dire qualche altra cosa? Va bene, passiamo alla votazione del mercato. Chi è favorevole? Unanimità? No, non è a seguito. Non va di nessuna, sia non da Ambrosio. Immediata seguibilità? Lo stesso. Non posso mandare nessuno. Quinto a capo, per il campo comunale intervento. Posso non stare studio. In relazione il Cesino, assessore della Lucca. Allora, come sapete ogni anno, a fine di ottenere i finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 31 del 2009, per l'attuazione, evidentemente l'attuazione diritta allo studio, il nostro ufficio predispone gli atti, gli elaborati per l'ottenimento dei finanziamenti regionali. Quindi anche quest'anno, in linea con quanto richiesto, abbiamo chiesto alla Regione Puglia l'erogazione del contributo di 240.000 euro, che viene meglio specificato nel prospetto di erogativo che credo che tutti quanti avete avuto modo di prendere di più. In particolar modo i contributi riguardano il servizio mensa, il servizio di trasporto e altri interventi vari come dopo scuola o interventi complementari per l'infanzia, le paritarie, le private. Quindi il totale è di 247.000 euro, abbiamo abbondato per un progetto integrativo, da 240.000 euro a 500 euro.
di merito e ci sono interventi in merito a questo accapo, dichiarazioni di voto e il Presidente del Comitato. Allora possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Non c'è tanto rischio. Sì, unanimità, giusto, Giovanni e Giantoni. Sì, 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 immediate sensibilità? Sì. Una cosa. Bene, capi sono finiti, ultimo a capo, interrogazioni e interpellanze. Se ci sono interrogazioni e interpellanze, invito il capigruppo a prendere la parola. Interrogazioni e interpellanze. Non ce ne sono? E allora, la seduta è sciolta, buonasera, grazie.